Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Emanuele e oggi parliamo di quando ho vinto un campionato italiano, nonostante io sia diabetico. Se avrete già visto qualche video sul canale, ci sarete reso conto che innanzitutto questo canale è a tema diabete e ovviamente quindi si parlerà dai sensori alla gestione della glicemia, terapia, cosa mangiare prima di fare sport, durante lo sport, eccetera, eccetera. Ma saprai anche che sono stato campione italiano, appunto, nonostante il diabete, ho fatto ciclismo per 6, 7. 8 anni, non mi ricordo, dai 7 mi sembra, sì, 7 anni. Questo è un problema, se non mi ricordo l'età che avanza. Comunque, per 7 anni, e durante questi 7 anni ho fatto anche il professionista per una scuola di ragazzi completamente diabetici, cioè il team Novo Nordisk. Ora sono studente di medicina, ho 22 anni e mi sto per iscrivere al terzo anno di medicina. Ora, veniamo a noi. Questo video deve essere una sorta di video a voi di documentario Netflix, soltanto che molto low budget, perché uno, perché non ne sono capace, e due, perché non ho i budget di Netflix. Quindi spero venga bene. Ora, cominciamo. Allora, prima di parlare con la gara in sé, raccontarvi com'è andata, facciamo un piccolo passo indietro, ovvero innanzitutto che giorno era? 2 luglio del 2016 a Sacile. Si partiva e si arrivava nella piazza principale di Sacile. E in che modo arrivo io? Io arrivo con una forma, con una condizione fisica strepitosa, non sono mai stato così bene e fino a quel momento lì e nemmeno dopo sarò mai così bene proprio fisicamente a livello di sensazione fisica quando facevi fatica, sotto sforzo, mai stato così bene, ok? Quindi questa è la condizione con cui arrivo io. Ora c'è da dire però, se tu hai già visto il video su come ho perso un campione italiano, saprai già che tipo di gara ci va incontro. Se non lo sai, facciamo un piccolo riassuntino. Si parla di una cronosquadre. Una cronometra squadre non è altro che prendere il tempo su la squadra che ci mette meno a compiere un percorso, da un punto A a un punto B, in questo caso era un percorso ad anello, e il tempo generalmente viene preso sul terzo della squadra se si parte in quattro. Perlomeno nelle categorie giovanili si parte in quattro e il tempo viene preso appunto sul terzo. La squadra che poi impiega meno tempo a percorrere la strada, il percorso prefissato, vince la corsa, in questo caso il campionato italiano. Tra l'altro, quell'anno, allora, c'è da dire che la mia squadra era, tra virgolette, una specialista di questo tipo di competizione. L'anno prima l'avevano vinta, l'anno prima ancora erano arrivati i secondi, per cui sicuro sapevano come prepararci. C'è da dire però che qualche giorno prima, circa 2 settimane, era circa a metà giugno, credo intorno al 17 giugno o il 25 giugno, uno dei due periodi, ci fosse stato il campionato italiano cronometro individuale, ovvero sempre il tempo viene cronometrato, il tempo che si impiega da un punto A a un punto B, e vince in questo caso il singolo atleta che ci mette di meno ad arrivare a percorrere quindi questo tragitto. Ora, durante il campionato italiano cronometro individuale, a parte un mio compagno di squadra che poi diventerà campione italiano su strada, quindi percorso A, percorso B, il primo che taglia il traguardo, la squadra non è andata male, ma non è nemmeno andata benissimo. Tra l'altro, io in quel momento lì arrivavo in una condizione che ero un po' affaticato, per cui arrivo intorno tipo ai 25esima, 30esima posizione, una cosa così, che non è un gran risultato eclatante, cioè vuol dire essere un po' nella media. Per cui io un po' così dico: vabbè, vediamo, prendo un giorno di pausa perché mi sento stanco e vediamo come sto. Subito la domenica, quella gara tipo mercoledì, io ho preso il giorno di pausa, giovedì, venerdì ho fatto un giretto che non è comunque un allenamento pesante e poi sabato ho fatto scarico. La domenica invece volavo, stavo da Dio, sembrava di essere, come dicono in gergo, un'elica, per cui da lì poi sono andato in forma appunto perché ho preso questi 2 giorni di pausa. Quindi, tornando invece al giorno della gara, la condizione mia personale comunque era che sì, stavo molto bene, sì, avevamo in squadra un ragazzo che poi sarebbe diventato campione italiano su strada e che quindi andava forte, però c'era un po' di incertezza sugli altri due, ma anche su di me. Io avevo un po' di incertezza perché era la prima volta che facevo una competizione di questo tipo ed era la prima volta che mi mettevo alla prova in questo tipo di attività. Sì, abbiamo fatto appunto tanti allenamenti. E siamo stati preparati molto bene, sin da marzo abbiamo iniziato a fare qualche esercizio per questa tipologia di specialità. Però non hai mai la certezza concreta finché non fai una gara e non ti metti alla prova. Per cui sì, in allenamento abbiamo visto che stavamo bene e tutta la squadra comunque iniziava a girare, però tutto sommato noi arriviamo senza i favori del pronostico perché non siamo la squadra più forte e fino a quel momento lì della stagione la squadra aveva solo una vittoria, che era poco.
E quindi noi arriviamo, diciamo, ci basta il podio. Quindi con molta serenità, molta tranquillità, sapevamo di poter raggiungere il podio. Comunque quello che sarebbe arrivato l'avremmo preso, e consci appunto del fatto che potevamo fare di più, ma avremmo potuto anche fare peggio, e quindi non è detto poi che sarebbe andato tutto perfettamente. Quindi partiamo senza i favori del pronostico, dicendo se va bene arriviamo sul podio. E questo è un po' lo stato d'animo prima della partenza. Ovviamente non è che vai lì senza impegnarti dicendo vabbè, tanto perdo. No, vai lì, vai al massimo, fai la tua prestazione. Poi però, come va, cioè, sai che comunque ci sono alcuni atleti che magari sono più adatti a un certo tipo di percorso o a un certo tipo di specialità o hanno le caratteristiche fisiche per cui averli in squadra è meglio rispetto ad altre situazioni o non averli. Per cui noi, guardando anche com'era la nostra struttura della squadra, diciamo possiamo arrivare tra i primi 5 di sicuro sul podio, possiamo puntarci, però non è detto che ci arriviamo. Inoltre, un'altra differenza rispetto al video di quando ho perso il campionato italiano, che mi sono dimenticato di dirvi però, è che nella categoria successiva, ovvero juniores, quando ho perso il campionato italiano, si possono usare delle radioline. Queste radioline in realtà tu non le usi, ascolti semplicemente quello che ti viene detto e sono comode perché ad esempio l'allenatore ti può informare su informazioni come prendere la curva in un certo modo, nonostante tu vai a vedere il percorso, è sempre comodo avere una voce che ti guida, ti dice quando aumentare, quando calare, come gestire il vento, perché poi in corsa si è quattro persone in questo caso diverse. Ognuno può pensarle in modo diverso e non per forza perché uno voglia prevalere sull'altro, ma semplicemente perché in quel momento non puoi parlare con gli altri compagni, perché siete tutti in fila indiana per tagliare il vento. E quindi può essere banalmente che o uno si dimentica o uno è stanco in quel momento lì, è a 200 battiti, ha l'acido lattico fino a qui, non capisce più niente, per cui fa una cosa che magari non si aspettava nemmeno lui di fare. Certi meccanismi che dovrebbero essere magari andare in modo come se fossero meccanismi di una fabbrica oliata ormai non procedono magari in alcune situazioni, per cui è comodo avere un direttore sportivo che dà la macchina che ti segue nel caso tu buchi, ti cambia appunto le ruote o ti cambia la bici, ti permetta poi di fare il massimo. Questo però a patto che poi gli atleti comunque devono metterci loro, cioè le gambe comunque devi mettercele tu, il direttore sportivo ti può dare qualche aiuto, ma poi alla fine la prestazione la fai tu. Tra l'altro, non solo non ricevemmo informazioni per quasi tutta la gara, anche se poi in realtà in un piccolo abbiamo trovato un escamotage per riceverle, ma non c'era nemmeno l'ammiraglia che ti potesse appunto cambiare la ruota o appunto cambiare la bici per poter rientrare. Quindi qualora tu avessi bucato o avessi avuto un problema al cambio o prendevi una buca e cascavi, si rompeva un raggio o qualsiasi disgrazia potesse capitare, la corsa sarebbe finita lì e addio grandi sogni di gloria. Che in questo caso erano comunque già, se volete, un po' castrati perché nessuno è partito con l'idea del abbiamo già vinto. Inoltre c'è da dire che ho un video di circa 9 minuti, non ve lo metto tutto perché è una rottura di balle per chi non è interessato, però magari vi metto qualche spezzone, in cui si vede appunto la gara, siccome siamo partiti, ci sono i commenti del mio allenatore e ci sono alcuni commenti del mio allenatore che erano palesemente finti perché generalmente nelle cronometro squadre o comunque nelle cronometro ci sono dei punti intermedi in cui viene registrato il tempo per capire come stanno andando i vari atleti e quali sono i tempi medi di percorrenza e le varie medie di velocità a cui vengono percorsi i vari tracciati. In questo caso non ce n'erano e in una cronometro di circa, no, erano 23,7 km, 23,4 km, per cui è una cronometro lunga per degli allievi che per intenderci hanno una fascia 15-16 anni, noi avevamo tre ragazzi da 16 e uno da 15, per cui è difficile poi organizzarsi se non si è tanto preparati o comunque non si ha una certa abilità. Inoltre per la categoria allievi non ci sono cronosquadre, sono nel campionato italiano, per cui anche lì è difficile prepararsi a queste cose. Noi abbiamo risolto l'escamotage dell'ammiraglia, ci stava seguendo lui, il papà di un mio compagno di squadra col furgone, lui aveva il furgone, ci seguiva e sopra il furgone avevamo montato un megafono, per cui noi dal megafono sentivamo quello che ci diceva l'allenatore.
Per cui ci diceva aumenta, cala, va bene così, prendete la curva in questo modo, state a destra, state a sinistra, il manto stradale qui è messo meglio e così via. Per cui un po' abbiamo risolto con questo escamotage, magari vi metto qualche spezzone di video, giusto per farvi capire, perché faceva anche un po' ridere. A un certo punto, quando arriviamo a verso i 3 km, il mio allenatore ci dice che stiamo andando particolarmente forte e che abbiamo il miglior tempo per circa un paio di secondi. Ora, notizia palesemente inventata, perché quando ce la dice, io in quel momento lì stavo dando un cambio con il mio compagno di squadra e mi giro a guardarlo come per dire: ma cosa stai dicendo questo? Comunque poi mi riaccodo e continuiamo a fare il nostro meglio. Proseguiamo e nel proseguire poi ci rendiamo conto che innanzitutto gli ultimi 4 km avevamo già ripreso una squadra, perché si parte a distanze di 2 minuti l'uno dall'altro, per cui aver recuperato la squadra vuol dire aver recuperato 2 minuti a quella squadra, e non solo avevamo recuperato una squadra, quando mancavano 3 km ne recuperiamo un'altra, e all'ultimo chilometro vediamo un'altra squadra ferma a bordo strada. Per cui, quando arrivo all'ultimo chilometro e vedo la terza squadra ripresa, quindi vuol dire 6 minuti recuperati quasi, in realtà non erano 6 perché la terza squadra, uno dei ragazzi era caduto, per cui erano rimasti in due si erano fermati ad aspettare il compagno. Però comunque vuol dire aver recuperato allora almeno 4 minuti, perlomeno sulle altre squadre. Quindi vuol dire, ti rendi conto che stai avendo una bella prestazione e che si sta andando comunque forti. Io mi ero reso conto durante la gara che praticamente non stavo facendo fatica, nonostante si viaggiasse a velocità molto elevate, e lì mi sono detto: occhio qua Emanuele, che rischiamo sul serio di fare qualcosa di importante. Altra cosa che mi stavo dimenticando di dire è che l'ordine di partenza si basa sull'ordine di arrivo dell'anno precedente. In questo caso noi eravamo partiti per ultimi perché la squadra che aveva vinto l'anno scorso era appunto la nostra squadra. Problema che innanzitutto di quella squadra non c'era più nessuno, per cui erano tutti nuovi e quindi non è che avessimo questi grandi favori del pronostico. Però si parte per ultimi perché in questo modo, allora, generalmente per i professionisti tu accendi la TV e vedi quindi l'arrivo, è come se tu vedessi un arrivo di una gara vedendo gli ultimi che arrivano, altrimenti a metà spegni la TV e non guardi più la trasmissione. E quindi questa cosa poi si protrae anche nelle categorie giovanili. Noi partiamo per ultimi, con una squadra completamente diversa, però c'è da dire che andiamo a recuperare le due squadre davanti a noi. Ciò significa che stiamo andando veramente forte se abbiamo recuperato le squadre che gli anni prima erano arrivate intorno alle prime 3, 4, 5 posizioni. Per cui è un ulteriore segnale che si sta andando molto bene. Arrivati all'ultimo chilometro, mi ricordo che c'era una curva secca a sinistra, scendeva la strada, curva di nuovo secca a sinistra, c'era questo vialone dritto che portava fino alla piazza con cui poi si arrivava a Sacile, e noi arriviamo con un tempo di no, 29, 28 e 45 secondi. Appena tracciata la linea dell'arrivo, momento di pausa totale, cioè è come se si spegnesse tutto per un secondo, e di colpo sento mi giro, sento perché voglio vedere il tempo. Sento dal megafono che dicono: attenzione, c'è stato un ribaltamento negli ultimi minuti, la Cage è la nuova campione italiana nella cronosquadre, nella categoria allievi. E lì, capito, giù è urlare in mezzo alla piazza, festoni pesanti, io che salto in braccio a un altro, quell'altro che salta in braccio a me, interviste con alcuni giornalisti che c'erano lì perché facevano un pezzo appunto sui campionati italiani giovanili. È un sacco di bei ricordi, tra cui una serie di aneddoti che uno mi è stato raccontato dopo, un altro invece adesso fanno molto ridere da raccontare. Lì invece era un momento in cui sei rimasto un po' così. Il primo è stato quando noi arriviamo, passiamo l'arrivo, iniziamo a festeggiare e vediamo la squadra che è arrivata seconda. Tra l'altro sono arrivati secondi per soli 2 secondi su una competizione da 23 km, e i terzi sono arrivati dai secondi a 2 centesimi. Per cui noi abbiamo fatto, cioè, la differenza era fare meglio una curva, non prendere una buca, dare il colpo di rene all'arrivo. Cioè, veramente briciole sono quella differenza lì. Per cui vi vedo la squadra che era seconda prendere i bicchieri, cioè stavano già festeggiando, prendono i bicchieri, li spaccano per terra, cominciano a dar di matto, in parte anche comprensibile perché è normale che ti girino. E ecco, tra l'altro uno di questi poi lo rincontrai più avanti, dopo qualche anno, in un'altra gara che stavamo andando insieme a fare. Questa è una competizione molto importante che si chiama il Giro delle Fiandre, appunto in Belgio, e mi disse appunto che lì in quel momento non ci ha più visto, ha dato un po' di matto.
Ecco, e poi mi ha punzecchiato di nuovo, io l'ho punzecchiato a sua volta, giustamente, perché si fa così con gli avversari. Comunque, il secondo aneddoto invece è che poco prima di salire sul podio io misuro la glicemia e la puntura per capire, eventualmente fare la puntura per capire come sto. Misuro la glicemia con il dito, perché ai tempi non indossavo ancora il freestyle, ed avevo la glicemia alta, vabbè. Come vi ho già spiegato, quando poi si fanno sport ad elevata intensità è normale che ci mi vada alta perché viene rilasciato glicogeno, bla bla bla, solite cose che vi ho già raccontato. Per cui io tiro fuori la puntura, cioè con molta nonchalance, io sotto il podio del campionato italiano, quindi fianco un giudice della giuria, tiro fuori l'insulina, metto il tappo e mi faccio la puntura, ma con molta nonchalance, perché ero abituato davanti ai miei compagni di squadra, ma anche in classe, a non farmi problemi riguardo queste cose. Fatto sta che da dietro uno che è arrivato o secondo o terzo, non ricordo in questo momento, fa: "È toppato quello lì, è toppato!" Allora ha fatto molto ridere questa cosa, perché io c'avevo l'insulina in mano, così, col braccio così, il giudice che mi guardava. E mi fa: "Vabbè, tu dopo vieni con me a fare il test antidoping." Poi sono andato e ovviamente gli ho presentato la carta del CONI dove c'era l'esenzione per l'insulina, però a quel momento lì ha fatto molto ridere, anche se, cioè ora rido molto riguardo a questo, anche se al momento un po', diciamo, te la fai sotto di fianco al giudice e dici: "No, magari mi tolgo il campionato italiano, c'ho di fianco i miei compagni di squadra." Quindi no, niente, questo è stato un po' il racconto di quella giornata del 2 luglio del 2016, sabato 2 luglio 2016. Magari avrai visto qualche spezzone del video. Siamo giunti alla fine, ti ricordo di iscriverti al canale, anche perché la maggior parte di voi si guarda i video ma non sono iscritti al canale, cioè perché? Che senso ha? Iscriviti e basta, no? Cioè, così non ti perdi tutti i video, sei aggiornato, sei informato, eccetera, eccetera, eccetera. Inoltre, sul canale trovi un sacco di video riguardo la gestione della glicemia, sport e diabete, il diabete, l'alimentazione, i vari sensori, nuove tecnologie che stanno sviluppando. E niente, se il video ti è piaciuto metti un mi piace, commenta con dubbi, domande, perplessità o un futuro video che vorresti avere a riguardo qui sul canale. E noi niente, ci vediamo la settimana prossima. Ciao!